siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Amici di Radio Bruno, abbiamo qui con noi all'interno del nostro splendido posto all'area Stile, la nostra postazione, i Pooh. Ciao, ciao, benvenuti. Ciao, ciao. E allora Dodi, Stefano, Roby, Red e poi come suole presentarsi lui, Riccardo dei Pooh. Ma meraviglioso quando ti presenti così. Passategli pure il microfono, eccolo. Grazie, lì. Ci sono anch'io, sono Dodi. Dodi, sì, sì, l'ho detto. Eccoli tutti quanti, tutti e cinque. Ieri sera davvero ci avete emozionato tantissimo. E tutto l'Ariston, tutte le persone da casa. Eravate però anche voi molto emozionati. Eravamo emozionati anche noi perché la prima volta su quel palco in cinque, comunque la terza volta su quel palco, perché noi non è che ci siamo stati tante volte. C'era una bella emozione, c'era energia in quello che abbiamo fatto, perché l'abbiamo risuonato come stiamo suonando adesso le nostre nuove canzoni, insomma, e anche quelle del passato, con un'energia diversa dalle versioni originali. E poi insomma questa formazione a 5, questa emozione che si è vista, noi l'abbiamo vissuta, ma voi l'avete vista, insomma. Era vera, era palpabile, l'orchestra, il conforto e l'abbraccio di tutta l'orchestra che con gli archetti accompagnavano le nostre canzoni, cantavano insieme a noi, in sala stampa i tuoi colleghi che cantavano e ballavano, insomma è stato tutto molto molto importante, molto bello. Molto importante questo anno, il 2016, l'anno della vostra reunion. Allora io ve lo devo dire, continuano ad arrivare messaggi, ma veramente con il 31 di dicembre poi dopo non ci sarà più possibilità di vederli live tutti e cinque. Beh sì, sì, perché questa è una promessa che ci siamo fatti da sempre, moltissimi anni fa, se avessimo avuto la fortuna di arrivare al cinquantennale, era una bella opportunità per finire alla grande. La nostra storia è stata per noi troppo importante, per il nostro pubblico troppo importante, e bisogna finirla, come si dice, col grande botto. Per cui il 31 dicembre del 2016 a mezzanotte, perché succederanno tantissime cose, infatti ogni giorno ci sono delle bellissime novità che si vanno ad aggiungersi, per questa reunion sta provocando de ogni, no? Cose belle, veramente molto molto belle. Per cui la nostra storia si chiuderà, ripeto, il 31 dicembre, e poi dal 1 gennaio cominceremo magari a pensare che cosa abbiamo combinato nel frattempo e poi continuare a fare della musica. Noi siamo nati sul palco e lì, e che lì insomma continuiamo a esserci in qualche modo. Dodi, singolarmente, sì, singolarmente. Come musicisti o come anche produttori continuerete dopo il 31 di dicembre? Ma al di là di musicisti, produttori, musical, film o qualsiasi cosa noi si possa fare, credo che la cosa migliore che ognuno di noi possa fare appunto è continuare a occuparsi di musica, sia come strumentisti, cantanti, autori. Perché, ripeto, come abbiamo spesso detto, non sappiamo fare di meglio, e poi la musica ci ha dato così tanto nel corso di questi anni, per cui sarebbe un po' come tradire un'amica che ci ha accompagnato e ci ha dato delle grandi soddisfazioni nel corso di questo periodo. Si è aggiunta una nuova data, quindi oltre a Milano, Roma, Messina, dove state registrando quasi il sold out, l'8 di settembre all'Arena di Verona. Sì, questo ce l'hanno detto ieri, bellissima anche questa cosa. Devo dire che eravamo partiti veramente, ma non prudentemente, eravamo partiti con grande entusiasmo a pensare di riuscire a fare due concerti, uno appunto a Milano e uno a Roma, in uno spazio grande da mettere insieme magari 100.000 persone, questo era il sogno, e quindi poi riuscire a fare questo compleanno alla grandissima. La verità vera è che 4 giorni dopo che avevamo aperto la data di Milano è andata esaurita, ne abbiamo aperto un'altra, anche quella è andata così, Roma si è riempita anche quella all'inverosimile, per cui ci hanno cominciato a dire: e quindi che facciamo, lasciamo la gente a casa? È venuta fuori Messina, stanno venendo fuori anche delle altre cose per l'inverno, perché laddove noi abbiamo chiuso perché non c'era più la possibilità di confermare nuove date nello stadio, c'è anche altra gente che fa delle cose negli stadi oltre a noi, per cui riprenderemo poi durante l'autunno e faremo ancora un altro giro nei grandi palasport italiani, proprio per andare a incontrare
door to door tutti quelli che sono stati i nostri amici in tutti questi 50 anni, quindi direi proprio una camminata lunga, un compleanno lunghissimo che si festeggerà in particolare l'11 di marzo con uno speciale che la RAI ieri ci hanno detto che ci ha così dedicato, e dobbiamo anche cominciare a pensare cosa faremo in quelle due ore. Certo, perché è tutto coordinato da Carlo Conti, però sarete voi grandissimi protagonisti in prima serata. Ah sì, sì, saremo noi prima serata. Siete pronti? Avete saremo già qualche prontissimi. Idea? No. Però una cosa è certa, canteremo le canzoni dei Pooh. Certamente. Tutte. Sì, sì, saremo vogliamo tutti sentire e cinque. Tutte. Anch'io Riccardo dei Pooh. Mi sa che cantiamo anche una canzone di Riccardo Fogli. Se va, no, se, no. Se va come tutto dovrebbe andare. Ma veramente? Ma è un regalo che ti volevamo fare, ma l'annunciamo già. No, ma che carini. Quale? Non si dice, il regalo no, non si, il regalo no, non si dice. Finché non lo scarti. Vabbè, siamo molto contenti, si capisce che noi siamo felici, euforici, divertiti, ci piace suonare insieme, ci piace roccare insieme, ci diverte molto stare in sala di incisione a rivitalizzare queste vecchie canzoni. Posso dirlo guardandoli da fuori, i Pooh sono dei grandissimi musicisti, se ne parla troppo poco del fatto che, perché loro sono belli, simpatici, carini, di successo, dice, ma non è possibile che siano anche dei grandi musicisti. Vi assicuro che sono anche dei grandi musicisti, mi hanno adottato. Sto studiando per essere alla loro altezza e ne sentirete delle belle. Però io volevo chiedervi, la prima volta che vi siete visti, che idea avevate di voi? Vi eravate già, non so, avete trovato l'alchimia? Qualcuno aveva un'antipatia, simpatia, che poi nel corso di tutti questi anni è cambiata? È avvenuta in varie fasi, capito? Lo so. La selezione della razza avviene nei passi. Secoli. E no, è come l'uomo, no? Cioè dalla scimmia, poi c'è stato, ha cominciato a diventare diritto, in piedi, l'uomo eretto. È uguale noi, c'è stata una selezione della razza. Ne avevamo uno di forte che purtroppo si è innamorato e è andato via, però poi quando è rientrato ha rimesso le cose. Allora, le origini sono, siamo io e Facchinetti, la razza vera. Sì. E poi alla fine ci siamo anche accontentati, insomma. No, questa dai, questa è una balla perché questo. Non c'era né lui né Facchinetti, no, nella prima formazione. Infatti. No, vorrei dire una cosa. Sono dovuti invece intervenire, se no andavano in estinzione. Diciamo la verità. No, allora, riportiamo tutto su un binario serio. La cosa bellina, tu hai fatto una domanda, risponderei dicendoti che abbiamo rivisto Riccardo. Chiaramente parlando prima al telefono, poi è arrivato per la prima volta a Milano in sala di incisione, che doveva cantare l'inciso di Pensiero. Sì. Insomma, lui è andato di là e io credo che ognuno di noi in quel momento ha capito il miracolo di questa reunion, perché come ha attaccato l'inciso di Pensiero ci siamo commosso tutti. Ed è stata un'ulteriore conferma che questa reunion è una porta emozione, porta il famoso spirito di gruppo, no? Di questi amici che si ritrovano in questa occasione straordinaria, come dicevo appunto prima. E tutto questo sta arrivando anche al pubblico, alla gente. Un'ulteriore dimostrazione l'abbiamo avuto quasi subito quando abbiamo scoperto che in pochi giorni abbiamo esaurito ben due San Siro, insomma, al di là di ogni veramente aspettativa. State facendo un record dietro l'altro per i live. Ricordiamo Milano, Roma, Messina, la data all'Arena di Verona l'8 di settembre. Sì. Voi siete seguitissimi da sempre, ma vi aspettavate questo calore, questo entusiasmo? No, sinceramente no, perché le aspettative erano molto belle ed erano soprattutto emozionali, cioè il fatto di ritrovarsi a suonare assieme per noi è una cosa veramente fantastica che ci riempie di orgoglio e di emozioni. Poi abbiamo cominciato con questi primi concerti e poi forse l'appetito viene mangiando di cose belle, si susseguono altre cose belle, non ultimo proprio ieri ci hanno confermato questa serata su Rai 1 l'11 di marzo con conduzione appunto di Carlo, e tutto promette al meglio, no? Cioè, se è vero che ieri sera siamo emozionati, abbiamo fatto una cosa bella, credo che sarà una serata veramente memorabile. Poi appunto questo allungamento del tour e questo disco bellissimo che uscirà dopo l'estate, che sarà sostanzialmente il concerto di San Siro, e credo che lì sarà gran parte di tutta l'emozione che noi stiamo
con, che stiamo vivendo durante questa reunion, compreso il fatto che incideremo all'interno appunto tre brani cantati inediti e uno strumentale. Ecco, infatti volevo chiederti durante i live se ci sarà una chicca, una canzone, un qualcosa per stupire il pubblico, se ce lo potete anticipare o comunque dire. Guarda, che ci saranno sorprese. Ci stiamo lavorando moltissimo, tra l'altro selezionando queste canzoni tra tantissime, perché è una sorta di testamento questi inediti che noi andremo a inserire in questo DVD di settembre, e sicuramente abbiamo parecchie idee. Sarà la fotografia di questo momento, di questa formazione inedita che per la prima e per l'ultima volta attraverserà un palcoscenico e un disco, e quindi avrà proprio questo senso di esclusività che ci conserveremo anche dopo il 31 dicembre di questo anno meraviglioso. Quindi un anno incredibile, reunion, eventi esclusivi, quindi andate a vedere i Pooh, perché davvero dopo il 31 di dicembre rimpiangerete il fatto di non esserci stati a questi eventi meravigliosi. Io ringrazio davvero, perché ci avete fatto un onore incredibile ad essere qui in diretta con noi. Siamo felici di essere venuti a Radio Bruno. Se potete salutare appunto tutti gli ascoltatori. A tutti gli ascoltatori di Radio Bruno un saluto, un abbraccio. Noi siamo molto legati alla vostra radio da sempre, e quindi siamo felici di essere venuti a trovarvi in questa occasione così bella. Grazie. Io sono grazie, Riccardo, presto. Dei Pooh, vi saluto a tutti. Ciao, è Radio Bruno. Ciao. Ciao Bruno. Ciao.